Buonasera, grazie per aver accolto il nostro invito Buonasera. e grazie per averci ospitato. Signor Pupino, le vorrei presentarsi? Sì, io mi chiamo Vittorio Pupino, sono un sottufficiale della Marina Militare Italiana e attualmente presto servizio a Venezia. Non sono sempre stato a Venezia, sono stato anche a Brindisi, sono stato a Taranto e ora ho prettamente mansione logistica. Tempo fa ho avuto anche delle mansioni operative. Che cosa volete sapere ancora? Voleva di raccontarci la vostra esperienza in ambito militare? Sì, ho fatto delle operazioni vere e proprie all'estero, tra cui Kosovo, Albania, Afghanistan ed altre operazioni. Ho anche effettuato delle operazioni addestrative, quindi in giro per Europa e anche un po' per il mondo. Adesso sono fermo, ripeto, come ho già detto prima, a Venezia e adesso mi sto godendo la splendida Venezia. Grazie. Qual è stata l'esperienza che le è rimasta impressa? Sicuramente il Kosovo. Il Kosovo perché ero giovane. Ero giovane, quindi partire da casa dove a casa c'hai tutto e ritrovarsi in un paese straniero dove non c'è più nulla, dove non ci sono più i miei palazzi, mi ha toccato moltissimo. Oltre non vado, va bene così. Grazie. Signor Pupino, cosa si fa principalmente quando si va in operazione fuori? Allora, partiamo dal presupposto che noi non andiamo in guerra, quindi l'Italia non va mai in guerra. L'Italia va a portare pace, soccorso sia fisico che umanitario, quindi farmaci, cibo, dà anche sicurezza. Quindi partiamo da questo presupposto. E niente, praticamente l'attività operativa è una routine, cioè da quando ci si sveglia la mattina ci sono delle determinate mansioni che ognuno di noi ha. Quindi bisogna praticamente portare a termine della giornata queste mansioni. Certo, i giorni passano velocemente perché la giornata è lunga e si riposa pochissimo. Quindi si perde, certe volte si perde anche la cognizione del tempo e dei giorni soprattutto. Non esiste la domenica, non esiste il Natale quando si è in operazione, e quindi molto spesso scambio il giorno con la notte e tutto questo in una routine di 3-4 mesi, un mese. Diciamo che tra parentesi è un po' divertente. Questo per chi vive la vita operativa a terra, mentre la vita operativa a bordo di unità navali, in superficie, c'è praticamente la routine, dei servizi di bordo. Quindi c'è un ciclo, io lo chiamo il ciclo della vita a bordo, dove ti svegli, monti di servizio, vai a mangiare, riposi. Ti svegli, monti di servizio, vai a mangiare e riposi. Questo per far sì che l'unità resta in mezzo al mare e galleggia, perché a bordo ognuno ha un suo compito ben preciso e serve per far rimanere la nave a galla. Grazie. Sulla base delle sue esperienze, qual è il messaggio che vuole dare a noi che fortunatamente non abbiamo vissuto questi momenti difficili? Messaggio. Io penso che per essere in pace con gli altri bisogna saper scendere a dei compromessi e tollerare. Quindi tollerare chi è di un'altra religione, tollerare chi è di un'altra razza, magari chi è di un altro colore. Io penso che l'essere tollerante porta a capire molte cose e quindi ad essere in pace anche con gli altri. Oggi la pace, noi in Italia, io parlo dell'Italia,
C'è la pace in Italia, no? Grazie a questa pace noi oggi qui siamo qui seduti a chiacchierare. Oggi grazie alla pace voi potete portare questi braccialetti, i cellulari. Noi siamo in pace e quindi siamo in pace grazie a chi prima di noi si è sacrificato per questa parola pace. Pensiamo ai ragazzi della prima guerra mondiale, ragazzi di 14 anni, 15 anni, che sono stati presi e stati messi al fronte senza saper nemmeno il perché si trovavano lì. Grazie a loro, grazie ai ragazzi della seconda guerra mondiale anche, noi oggi possiamo godere di questi privilegi. Quindi dobbiamo ricordare innanzitutto chi ci ha preceduto e cosa ha fatto per noi. E quindi continuare a mantenere questa tolleranza verso gli altri. Quindi secondo me essere più tolleranti verso gli altri già è un buon principio per essere in pace. Grazie. Grazie a voi.